Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in un nostro nuovo video. La storia di Lancia nei rally comincia con la Fulvia HF, fine anni 60, inizio anni 70. Tuttavia a quell'epoca anche Lancia si accorge che la Fulvia inizia a diventare eccessivamente datata e quindi c'è la necessità di sostituirla. Quindi Cesare Fiorio, il direttore sportivo di Lancia, decide di selezionare una nuova vettura e la scelta ricade su un'altra vettura disegnata da Bertone, la filante, bassissima, aggressiva e meravigliosa Lancia Stratos. Anche questa vettura, per poter partecipare al gruppo 4, necessitava di omologazione e diverse modifiche, e per capirne le caratteristiche tecniche e le varie modifiche che sono fatte andiamo a parlarne con un campione assoluto, probabilmente il pilota che insieme a Sandro Munari più di tutti ha saputo coglierne l'essenza, l'anima, e che più se la sente sua. Con la sua bambina andiamo a parlarne con Tony Fassina. Ed eccoci qua con Tony Fassina, una leggenda del rally, con quella che è probabilmente la vettura più sua in assoluto, la sua preferita. Io di macchine ne ho provate tante, ho corso tanto, ho vinto tanto. Questa è il più bel ricordo, perché abbiamo vinto un rally di campionato del mondo. È una macchina fatta apposta per fare quelle cose, motore Ferrari 2004, 6 cilindri, è molto leggera, siamo poco oltre i 9 quintali. Okay. Con 300 cavalli, per cui è una macchina molto piacevole, con molta coppia e sembra un go-kart. Non bisogna sbagliare, perché se ti va un po' via dietro dopo non la riprendi più. Questo per il fatto del passo che è corta. Corta, sì, per quello, ma diversamente è una macchina che è eccezionale, è un piacere. Poi sentirei dopo il rumore, adesso che ho messo i 6 in 1, è un piacere incredibile guidare. Questa, se dovessimo trovare la caratteristica principale da un punto di vista tecnico di questa vettura, quale potremmo dire? Diciamo che, essendo stata fatta ad hoc nel 73, la macchina motore centrale con trazione posteriore, per cui il peso, rapporto peso potenza eccezionale, e il peso posteriore va sulle assi, per cui diciamo che ha anche molta trazione. Naturalmente non possiamo confrontarla con le macchine di adesso, ma da allora questa però probabilmente dà più soddisfazione delle macchine di adesso, in qualche modo. No, non credo. Ogni macchina ha i suoi tempi. Certo. Questa per il 75, fino agli anni 79, è stata una grande macchina. Poi è stata fatta la 087. Io ho provato anche quella, con la quale ho vinto la Targa Florio. Eh sì. Però questa mi è rimasta più sul cuore. Siamo a bordo con Tony della sua Lancia Stratos. Tony, sicuramente una vettura che come strumentazione si nota subito che è molto lontana rispetto alle vetture di adesso, molto più essenziale. Ce la puoi spiegare un po'? Purtroppo o per fortuna, questa è una macchina caratteristica di 40 anni fa, di più, 50 anni fa, però sostanzialmente ha tutto quello che hanno le macchine di quell'epoca, dalla Scona 400 che ho usato e che ho usato molto, alla 131, i comandi dei fari, i comandi dell'interruttore dell'avviamento, la doppia pompa di benzina, non è altro che un quadro con tutte le valvoline allo scoperto, in modo che se succede qualcosa si sa cosa cambiare, e sostanzialmente ha il quadro di una macchina di corsa, da corsa di quel periodo. Certo. È molto leggero, il quadro è stato fatto in lamierino leggero. Anche questo per ridurre il peso. Sì. La macchina è normalmente come le altre di quegli anni 70, dal 70 al 75, e naturalmente quelle moderne sono completamente diverse, però ogni macchina ha il suo periodo, e questa per gli anni 75 era una macchina che vinceva tutto quello che c'era da vincere. Certo. Mi colpiva molto la leva, questa leva. Un freno a mano che si usa quasi mai, quello freno a mano, che molto spesso su un tornante stretto lo puoi usare, funziona anche, però io non l'ho mai usato. È messo qua per questione di spazio, perché chiaramente qua è troppo stretto? Sì, perché qua non riesci per questo. Questo è messo così perché intanto ha una leva più lunga e riesci a tirare di più.
però come ti ripeto non si usa più. No. La macchina adesso rispetto agli anni 70 in cosa cambia per poter correre adesso? Nulla, la macchina deve essere uguale allora. Io ho messo su questo motore, abbiamo su un motore 4 valvole per cilindro, per cui ha un 24 valvole. E è un po' alleggerita, ma sostanzialmente la macchina, assetto, freni, cambio, è quella. Rimane questa. Sì, sì, quella di allora. È un piacere avere la macchina originale. Certo. È proprio bella da guidare. Tony, noi ti ringraziamo infinitamente, è stato un grande onore. Grazie a voi. Per me in particolare essere a bordo di questa motore con te è una grande emozione. Grazie. Quindi, a voi. Grazie mille. A voi ragazzi. Grazie. Siamo giunti al termine del nostro video alla scoperta della Lancia Stratos Gruppo 4 di Tony Fassina. È stata davvero una grandissima emozione per noi essere a contatto non solo con questa vettura ma con questo mito, un pilota davvero incredibile nella storia del rally italiano ed internazionale. Una macchina straordinaria che, come abbiamo visto nella 037 e nella 131, ha segnato un'epoca e probabilmente è la macchina da rally che più di tutti è rimasta nel cuore degli appassionati insieme alla Delta. Noi vi ringraziamo di aver visto questo video che speriamo vi sia piaciuto e come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao!